Esplora.com. Napoli è una città di mare. È una città antichissima e le sue origini derivano dal mare. Ed è una città che è stata colonia greca, romana, è stata capitale del Regno delle Due Sicilie. Però la costante è il mare. Senza il mare non ci sarebbe stata Napoli. Napoli, città nuova, città che sorge sul mare. Eppure c'è una contraddizione. C'è un bellissimo libro di Maria Ortese che si chiama Il mare non bagna Napoli. E oggi possiamo dire che questo rapporto così organico con il mare in qualche modo è stato interrotto. E la contraddizione sta proprio nel fatto che questo rapporto è stato interrotto dal porto, cioè da una infrastruttura di mare. E che allora noi abbiamo pensato con il nostro progetto di recuperare questa relazione, assumendo però il porto come un vincolo, cioè il porto è una risorsa economica che va tutelata, va implementata, e quindi il nostro progetto si è situato sulla linea di confine fra la città e il porto. Abbiamo lasciato l'operatività del porto, però abbiamo inteso il waterfront come un grande spazio pubblico che si relazionasse al contesto, che consentisse di affacciarsi sullo spettacolo del porto e fosse sostanzialmente un percorso pedonale. Questo percorso pedonale adesso lo vediamo sulla copertura della stazione marittima di Beverello. Recuperare il rapporto con il mare, soprattutto nelle aree portuali, non è facile. Perché in Italia, soprattutto in Italia, c'è una specificità che ci rende assolutamente diversi rispetto agli altri porti del mondo, ma anche rispetto agli altri porti europei. E cioè il porto in Italia è dentro il sistema urbano e questo è molto evidente a Napoli. Il porto di Napoli, che si estende per 12 chilometri, però ha la sua parte più importante nel cuore di Napoli, nel centro storico di Napoli. E questo rende le cose difficili. Per cui possiamo dire che mentre nel mondo le aree di waterfront sono le aree, come dire, di grandi progetti di riqualificazione urbana, questo non è accaduto in Italia. Napoli è una città mediterranea, è una città che si affaccia su un golfo straordinario, tutto parla di mare, però questo rapporto, come dire, è sfuggito, diciamo, alle politiche urbane. E c'è una divisione, diciamo, tra il piano urbanistico e il piano portuale. E questa è una delle ragioni di questa difficoltà nel realizzare programmi di waterfront. Noi abbiamo individuato una soluzione molto efficiente, che è stata premiata, nel senso che abbiamo lasciato al porto la sua operatività. E ci siamo affacciati sullo spettacolo del porto. Questa è una parte del progetto iniziale. Il progetto originario aveva una maggiore complessità, una maggiore articolazione. Iniziava con il molo San Vincenzo, coinvolgeva la stazione marittima del Beverello e poi si connetteva con il passaggio ipogeo di Alvaro Siza, cioè stazione della metropolitana, passaggio ipogeo e stazione marittima, la grande stazione marittima di Cesare Bazzani. Quindi il progetto è soltanto una parte. Direi che il mio cruccio, ma penso che sia il cruccio di tutti i progettisti che hanno partecipato a questa avventura, è che rimanga soltanto il Beverello. E forse non si capisce perché. Ecco, il Beverello fa parte di un sistema. Noi ci auguriamo che nei prossimi 20 anni magari si realizzi anche la parte che riguarda il Piliero. Il molo Beverello si inserisce in una straordinaria rivisitazione del waterfront e in un posto meraviglioso della città. Siamo al centro della città di Napoli, di fronte al Maschio Angioino, praticamente la storia millenaria di questa città. Quindi sempre più integrazione tra il tessuto sociale della città e un porto che nel 2023 ha registrato circa 10 milioni di passeggeri.
un miracolo di ingegneria e di attività costruttive. In 2 anni e mezzo abbiamo realizzato un'opera così bella e importante per il traffico passeggeri, specialmente per le isole. La globalizzazione qui è realizzata in maniera perfetta, si arriva da tutto il mondo e quindi ritrovarsi in un posto così bello di Napoli non sembra un porto, sembra una città, ma il porto poi valorizza la città così come la città valorizza il mare e il porto. Chi verrà dopo di noi potrà per davvero ammirarne sia la bellezza che l'utilità di un'opera che per davvero serviva alla città. Una conversazione che volge lo sguardo ai punti salienti di una progettazione rivolta alla collettività, in uno spazio che mette in dialogo la città e il mare. Le voci di Pierfrancesco e Fabrizio Capolei ci accompagnano alla scoperta di dettagli compositivi, visioni e approcci, aspettative e sfide che si celano dietro la filtering line. Pierfrancesco, ci troviamo all'interno di questo progetto a distanza di 20 anni dal concorso internazionale. Il progetto e il Molo Beverello di oggi fa parte in realtà di un progetto più ampio, no? Di che tipo di intervento si tratta? Sicuramente è un intervento di riqualificazione, ma direi che nell'idea di progetto e anche nella realtà si tratta di una rigenerazione a tutti gli effetti. Il passaggio tra riqualificazione e rigenerazione è abbastanza sottile, ma si capisce bene facendo un esempio. Si può riqualificare una piazza cambiando una pavimentazione, cambiando il sistema di arredo, di illuminazione, ma questo non vuol dire ridare vita alla piazza. La piazza prende vita nel momento in cui si ha la capacità di portare le persone all'interno della stessa e di farle partecipare alla vita della socialità. Quindi un intervento di rigenerazione diventa tale quando diventa il traino per lo sviluppo della città stessa. E questo è un tipico esempio. Ci troviamo in un'area incredibile, a ridosso di monumenti bellissimi, importantissimi, sia a livello diciamo urbano che nazionale, ma anche internazionale. Abbiamo la piazza del Plebiscito, il Maschio Angioino, la piazza del Municipio che è stata appena recuperata. E quindi l'idea dell'autorità portuale era quella di lavorare all'interno di questo ambito, cercando di unire città e porto e creare le condizioni ottimali per creare il biglietto da visita della città sia per i turisti che arrivano alle imbarcazioni che per i cittadini di questa città che dovrebbero o avrebbero dovuto avere la possibilità di riaffacciarsi, di riappropriarsi del proprio mare. Quindi il concorso è essenzialmente un elemento importantissimo all'interno di questa mission, perché si tratta di affrontare da un punto di vista progettuale un tema che molte volte è stato trascurato, cioè quello del limite, del confine fra l'ambito urbano e quello portuale, che sono due realtà che, ahimè, hanno delle vite e delle funzioni completamente diverse. Legato a questo, il nome Filtering Line è importante e gioca un ruolo fondamentale, no? Questo non vuole essere un muro, non vuole essere un progetto di divisione, ma vuole essere veramente un progetto che unisce, come stai dicendo anche tu. L'idea della Filtering Line è, diciamo, il tema fondamentale che il gruppo di progettazione ha introdotto all'interno del progetto presentato nell'ambito del concorso. Ed è un concetto innovativo. L'idea era quello di abbattere, demolire l'idea del muro di separazione fra il porto e la città e lavorare invece su una sezione complessa determinata dalle tensioni esistenti fra le pulsioni urbane verso il mare e quelle portuali verso la città. E lavorare su una linea di frontiera che partiva dalla Darsena-Acton fino all'Immacolata della Vecchia e attraverso un discorso di architettura tettonica, quindi di movimento del suolo, reinventare questo sistema che più che di divisione deve diventare un sistema di connessione fra i due ambiti. È una grande risposta al concorso che aveva un bando insomma con delle linee molto larghe che lasciava spazio a grandi progettazioni, a grandi idee e che aveva visti vincitori proprio per questo motivo, corretto? Diciamo che è stata una sorpresa. Parliamo di 20 anni fa, non era così attuale il tema della progettazione di una connessione fra porto
e città. Infatti il tema fondamentale era quello di riqualificare l'area, non dicevano assolutamente, non davano delle direttive specifiche nell'ambito della linea di confine. L'idea era quella di eliminare una serie di edifici che non avevano assolutamente più ragione di essere, recuperare in qualche maniera la volumetria, non dicevano assolutamente come, e riorganizzare tutti i flussi, sia pedonali che carrabili, per tutte le operazioni di imbarco passeggeri. Questo era il tema fondamentale. Noi l'abbiamo un po' forzato e ritrasformato, creando un insieme di percorsi pedonali, ciclabili, di aree verdi, che si muovevano lungo tutto il confine dell'area. L'area di concorso era comunque un'area gigantesca, 174.000 metri quadri, 17 ettari e mezzo. Io traduco sempre in qualcosa di più comprensibile. Sono all'incirca 35 campi da calcio, quindi parliamo veramente di uno spazio molto molto grande. E la cosa molto interessante è che per fare questo concorso l'autorità portuale, che si muoveva in ambito portuale, quindi aveva tutte le possibilità e capacità di organizzare e gestire questo concorso in modo autonomo e indipendente, ha capito che l'importanza del rigenerare un'area di questo tipo, per fare questa operazione aveva bisogno di coinvolgere altri soggetti interessati o che comunque avrebbero usufruito della riqualificazione di questa zona. E quindi ha creato già nel 2003 una società di scopo a capitale completamente pubblico, ma gestita in maniera quasi da privati, diciamo. Si chiamava Nausica S.p.A., anche il nome insomma evoca il concetto di cultura e di accoglienza, quindi era molto appropriato. Questa società, presieduta dall'autorità portuale, era costituita però partecipata anche dal Comune di Napoli, dalla Regione e dalla Regione Campania. Quindi l'obiettivo era un obiettivo comune di rilancio complessivo della città, partendo da questa zona così, così bella e così importante. Rigenerare un'area vuol dire lavorare tutti quegli aspetti che la migliorano da un punto di vista ambientale, economico, sociale e culturale. Interessarsi delle persone che abitano, che si muovono all'interno di quel contesto e fare in modo che la loro vita possa migliorare, sempre nel rispetto della sostenibilità e della partecipazione alla vita degli spazi della città. Facciamo un salto indietro nel tempo, facciamo un salto nel cantiere. Anche durante il cantiere avete avuto delle sorprese che si sono trasformate poi in sorprese positive e anche in grandissimi spunti progettuali. Alle spalle io ne ho uno, e queste mura storiche, questo molo storico ci racconta tanto. Quali sono appunto state queste piacevoli sorprese? Noi ci troviamo in un'area monumentale molto importante di Napoli, con delle presenze storiche sia importanti storicamente ma anche volumetricamente molto importanti. Quindi sicuramente il nostro approccio alla progettazione ha tenuto conto di questi temi. Abbiamo avuto un dialogo molto lungo con la sovrintendenza, essendo questa un'area vincolata, per capire come sviluppare la nostra idea di progetto. Abbiamo dovuto stare attenti a quelle che erano le quote altimetriche e quindi siamo stati, per gioco forza, costretti ad abbassare la quota d'imposta del terminal praticamente al livello del mare, e anche per rendere l'impatto da chi arriva da fuori con le navi il minimo possibile. Quindi abbiamo avuto in primo come stimolo e come vincolo, e quindi come cercare la possibilità di cercare delle soluzioni, quello proprio del rapporto con gli edifici esistenti. E poi al momento degli scavi, quando c'era stato detto che questa era un'area libera da reperti archeologici, invece abbiamo avuto la sorpresa di trovare l'antico tracciato del molo borbonico. Questo tratto di molo è stato costruito nella seconda metà dell'Ottocento, e questo ritrovamento ha da una parte fermato naturalmente il cantiere, quindi dando ulteriori ritardi a quelli già enormi che avevamo accumulato, dall'altra parte ci ha dato un bellissimo stimolo per modificare il progetto, perché la scelta nostra è stata quella di preservare e quindi mettere in evidenza il molo, che invece c'era stato detto di studiarlo e ricoprirlo, e dare un nuovo valore e una nuova prospettiva architettonico al terminal. Infatti c'è proprio un dialogo tra memoria storica e questo progetto appunto nuovo, contemporaneo. È un dialogo di colori, di materiali, di superfici, viene a dire anche un dialogo proprio tra strutture storiche e strutture contemporanee, no? Qui questo tema del quasi di lavorare con un progetto ipogeo ci porta anche delle riflessioni progettuali molto importanti. Questa era l'idea iniziale già di concorso. Cioè noi già nell'idea di concorso,
riorganizzare questa filtering line, la volontà era proprio quella di tenersi il più bassi possibile e scavare, quindi creare degli edifici ipogei a ricordo di quelli che sono gli ambienti sotterranei di Napoli, di cui Napoli è famosa. Quindi siamo partiti da quello spirito. E quindi anche le soluzioni morfologiche che abbiamo attuato, abbiamo diciamo applicato nella realizzazione dell'edificio, ricordano un po' quell'idea. Da lì siamo partiti con l'idea di utilizzare per le parti di finitura esterne la pietra locale, che è la pietra lavica, di cui Napoli è completamente pavimentata, e quindi creare questo sistema di movimento di terreno. E all'interno ricreare con questi controsoffitti, quindi questa movimentazione del soffitto, quello che erano l'idea delle aree sotterranee di Napoli. Come l'abbiamo fatto? L'abbiamo fatto utilizzando la struttura in cemento armato, lavorando quindi su dei piani triangolari inclinati e enfatizzando maggiormente le falde della copertura con l'utilizzo di sistemi in barrisol, che è un materiale elastico che si presta perfettamente a questo tipo di applicazioni, e quindi ricreare questo sistema di falde inclinate internamente al terminal. È un tema di anche, come dicevamo, di flussi di accessi e quindi proprio di layer uno sopra l'altro, no? Per cui si lavora sì in un interno, che poi andremo anche a raccontare a livello funzionale, ma anche poi a livelli di copertura, a livelli di passaggi, a livelli di percorsi. Sì, esattamente. Infatti, che cosa abbiamo creato? Abbiamo creato diversi layer. Cioè abbiamo un layer che è il livello della città, per cui abbiamo la via Acton, che è percorsa dalle macchine e dal tram. Abbiamo un layer che sale e quindi si eleva rispetto alla via Acton, creando una bellissima terrazza panoramica dove le persone, invece di percorrere a livello stradale appunto la città, la percorrono a un livello superiore e hanno la possibilità di ammirare da una parte i monumenti strepitosi che ci sono di Napoli, come il Maschio Angioino, dall'altra parte invece godere delle attività portuali sullo sfondo del Vesuvio. Poi che cosa succede? Che questi livelli naturalmente si modificano. Abbiamo un livello interno, che è quello interno al terminal, dove ci sono le funzioni di servizio al terminal, e un altro che è quello invece dell'imbarco per partire per le isole. Tutti questi layer non si annullano l'uno con l'altro, cioè c'è sempre la possibilità di traguardare attraverso questi piani il piano successivo, e quindi danno la possibilità sempre di o ammirare il mare o ammirare i monumenti che stanno verso la città. Un progetto che si arricchisce anche di dettagli, di piccole storie, di piccole attenzioni, piccole grandi in realtà attenzioni, certo. Che ci portano a dei racconti, non solo come ad esempio la linea, no, del vecchio molo, ma anche la lavorazione in collaborazione con l'artigianato locale, con le realtà locali. Sì. Per cui vuoi raccontarci qualche dettaglio? Sicuramente sì. Diciamo, nel nostro modo di progettare sempre è quello di calare il progetto nella realtà in cui operiamo. Fare un progetto è facile, nel senso è facile calarlo in qualsiasi posizione, contestualizzarlo è molto più difficile. Da qui sicuramente la volontà di recuperare il molo borbonico e da qui la volontà di raccontare la storia di Napoli. Abbiamo deciso di contattare un famoso ceramista, che è la fabbrica Solimene, famosissima perché naturalmente la loro sede è l'edificio che tutti conosciamo di Paolo Soleri, proprio a Vietri. Sono andato da lui e con lui abbiamo concertato come creare questa storia di Napoli. È venuto fuori un bellissimo murale in ceramica che racconta un po' quella che è la storia di Napoli, quindi il Vesuvio visto con la sirena, dove no, i capelli sono la lava che scendono lungo le pendii, e ha raccontato attraverso gli asinelli, anche simboli iconografici come il cactus e quant'altro, il fico d'India, eccetera, un po' quella che è la realtà napoletana. Altro dettaglio, anche le sedute dove noi siamo accomodati, no? Un po' particolari, sì. Anche che richiamano tante altre architetture, microarchitetture e anche tante altre strutture. Sì, è un'altra scelta da affrontare. È quella anche un po' del contrasto, del capire che non c'è un interno e non c'è un fuori. E da qui l'idea di avere una memoria, storia di quelle che erano le vecchie panche di attesa, le stazioni fatte in legno e in ferro. Magistretti e altri sappiamo che affrontavano questo tema. E quindi c'è stata questa volontà e questa ricerca del dettaglio e del contrasto, proprio per esaltare quello che è un po' il volume e lo spazio dell'ambiente. Devo dire, un progetto che parla da sé e che si racconta anche con tanti temi diversi di inclusione,
di ascolto di anche difficoltà, di mondi, anche di contemporaneità, con dei gesti di colori, con dei gesti anche proprio materici differenti. Un progetto che poi vive 24 ore su 24, per cui non è solo una questione diurna di quando poi sono aperte le biglietterie o il bar, ma in realtà poi è uno spazio da vivere veramente per la città, sempre. Sì. La volontà è questa ed è stata questa. Anche nel bando dell'assegnazione per la gestione del terminal, la volontà è proprio quella di avere uno spazio aperto H24, ovvero durante le ore diurne e le serali per attività appunto di servizio a quelli che sono i traghetti che vanno per le isole, perché dobbiamo ricordare che qui dentro passeranno tra i 5 e i 7 milioni di turisti, visitatori e quant'altro l'anno, a altre tipologie di eventi. Quindi questa sicuramente si presta come spazio ed è anche stato pensato in questa maniera. E il tema appunto dell'illuminazione sull'esterno e sull'interno si relaziona anche al tema della colorazione delle pavimentazioni e delle superfici, anche del verde? Sicuramente. Abbiamo deciso di avere un'illuminazione interna fatta di luci puntuali che creassero dei chiari scuri, quasi avere a creare un ambiente casalingo, dove abbiamo poi contrapposto invece delle luci più specifiche, più tecniche, che sono andate invece a essere utilizzate per illuminare il molo borbonico piuttosto che la biglietteria o altre aree particolari come quella nicchia che si è creata a un certo punto del terminal, che è una specie di zona attesa molto particolare, molto caratteristica. Un tema di illuminazione che si richiama anche con dei giochi proprio di specchiature quasi, no? Di riflessi. Certamente. Di bianchi, di neri, esattamente, di colori. Esattamente, cioè la volontà è stata quella di creare questi triangoli che riproponessero un po' le grotte e i sotterranei di Napoli come nelle grotte, no? Che si rispecchiano nell'acqua. Qui non abbiamo l'acqua a contatto e quindi abbiamo riportato l'acqua a soffitto creando dei teli riflettenti che rispecchiano i punti salienti del terminal, e quindi il molo borbonico, il murales in ceramica, l'ingresso principale, contrapponendolo poi invece a delle specchiature retroilluminate che invece vanno a individuare quelli che sono gli ingressi e le uscite principali dal terminal. Quando siamo usciti lato banchina abbiamo pensato a quello che erano gli spazi di attesa all'imbarco. Quindi cosa abbiamo creato? Abbiamo creato una piazza, un sistema urbano con un'illuminazione radente che diciamo sottolineasse gli ostacoli, ovvero le rampe, i gradini, le sedute, e allo stesso tempo abbiamo utilizzato delle ombreggiature fatte con delle tensostrutture proprio per permettere gli imbarchi sia in tempo invernale, quindi sotto la pioggia, o d'estate, dove sappiamo che a Napoli fa molto caldo. Altro tema invece è stato quello della copertura, perché lì abbiamo immaginato di stare su un deck di una nave e quindi l'illuminazione è di tipo puntiforme, quindi quasi un segnapasso, quindi una illuminazione molto bassa, tenue, che permette alla persona di muoversi senza inciampare, quindi avere una percezione dello spazio morbido e avere invece tutta la possibilità di osservare il cielo o la baia col chiaroscuro della luna. Veramente molto suggestivo anche in qualsiasi ora, mi viene da dire. Un gruppo con tante figure diverse, con tanti aspetti professionali differenti, no? Dal docente, comunque dall'architetto, voi progettisti, da capigruppo. E immagino che in questi 20 anni ci sono quasi anche forse degli aneddoti, delle storie che sono sì, nate. Sì, sono tante storie da raccontare. Direi innanzitutto proprio come si è creato il gruppo, perché col concorso internazionale noi eravamo un gruppo prevalentemente romano e quindi eravamo poco internazionali, e quindi sicuramente abbiamo prima ricercato una figura internazionale che ci rappresentasse. L'abbiamo trovata in Michel Houvet, un architetto importante francese che aveva una sede a Parigi, che è stato ben contento di partecipare a questo concorso per un motivo preciso, che lui quando venne in visita in Italia partì proprio dal molo Beverello per andare a Capri, e sull'imbarcazione che li portava da Napoli a Capri ha conosciuto la sua futura moglie italiana. Quindi questo è uno dei tanti aneddoti che ci sono stati. Da lì ce ne sono stati tantissimi altri. Una relazione, mi viene da dire, oltre che umana, proprio professionale, di amore, di attenzione, sì, che ha portato infatti a... Lui
ci ha portato fortuna, perché poi ci ha portato alla vittoria del concorso. Noi eravamo un po' degli outsider, abbiamo partecipato perché ci interessava, perché il professor Pavia, che ci ha assistito in tutta la parte urbanistica, era un conoscitore di Napoli, il capogruppo era un conoscitore di Napoli. Per noi, che è uno studio che ha una sua specialità e specializzazione in ambiti portuali, era un tema interessantissimo, nuovo all'epoca. Questa è un po' la progettazione di ieri, perché erano 20 anni fa, ma è la progettazione anche di oggi, per cui la bellezza di lavorare in progetto, lavorare con l'architettura, è quella di conoscere tanti esperti di settori differenti, perché poi danno luce e danno vita. Danno vita e servono, perché ognuno ha le proprie competenze, e quindi sicuramente insieme. Il mondo dell'architettura è un mondo complesso, articolato, e quindi lavorare insieme sicuramente è più facile. Un lavoro corale. Scelte progettuali e formali si fondono grazie a un gruppo che accoglie al suo interno docenti e professionisti, esperti d'opere marittime, di progetto architettonico e urbanistico, strutturale e impiantistico, in un'unica voce. Quella che guarda al futuro di Napoli. Architettura e acconto, un progetto che, come abbiamo detto diverse volte, è durato 20 anni perché vedesse la luce. E che valore ha per voi adesso vederlo completato, costruito, realizzato? E cosa vuol dire da progettista guardare ai 20 anni passati, ma anche un po' verso il futuro? Beh, diciamo che è sempre una grande soddisfazione quando un'opera viene realizzata, soprattutto se si è avuto la fortuna di partecipare a tutto il processo ideativo e realizzativo, quindi è una grande soddisfazione sia personale, ma anche una gioia, perché siamo convinti che questa sarà una struttura molto utile e molto presente all'interno del contesto portuale e urbano. Certo, 20 anni sono tanti, io faccio sempre un riferimento alla vita vissuta. Il concorso mi sembra sia di marzo 2004. Mio secondo figlio è nato il 25 gennaio del 2004. Quando adesso lo vedo, mi rendo conto che sta all'università, realizzo quanto tempo ci sia voluto per portare avanti sia la fase di progettazione che realizzazione. La cosa che mi conforta è che comunque il progetto continua a essere un progetto attuale, sia da un punto di vista funzionale che da un punto di vista formale. Quindi vuol dire che era un progetto all'avanguardia già 20 anni fa. È una occasione molto importante per sviluppare il tema dell'interazione fra il porto e la città, tanto attuale ai giorni d'oggi, all'interno di tutti i piani regolatori del sistema portuale. Sono contento perché il progetto, secondo me, è un progetto che nella sua semplicità funzionale ma complessità formale sintetizza molto bene l'idea e le contraddizioni di questa città. Sono convinto che l'inserimento di questo progetto all'interno del contesto è stato fatto in maniera molto calibrata. Non è un intervento che urla, non è un intervento che non tiene in considerazione il contesto, ma si inserisce con molto garbo, pur mantenendo delle geometrie moderne, nonostante i 20 anni. Quindi siamo molto soddisfatti e siamo pronti per affrontare nuove sfide anche all'interno di questo tema molto, molto, molto attuale, molto bello. Anche molto complesso, mi viene da dire, perché comunque anche riprendere, avere la costanza, la tenacia di seguire un progetto per così tanto tempo, vuol dire anche avere un gruppo progettuale che segue, che si affeziona, che sta attento anche a mantenere questo livello di cura e tutela di un progetto per portarlo poi alla luce. Sicuramente, devo dire che il gruppo di progettazione è stato un gruppo molto importante, molto presente e molto unito. Cioè, abbiamo lavorato fin da subito insieme, abbiamo affrontato il problema prima da un punto di vista concettuale, ci siamo scontrati sulla possibilità o impossibilità di fare determinate scelte, e poi siamo arrivati a un'idea concettuale, secondo me molto interessante, di questa risoluzione tettonica di queste tensioni, di queste pulsioni esistenti. E l'ideazione, anche se questo progetto rappresenta solo l'inizio, l'idea è questa di fare una passeggiata, una promenade paysager, per dirla alla francese, in tema di capogruppo, e contestualmente anche una linea verde, un parco lineare che si sarebbe dovuto, spero che forse si farà, avrebbe dovuto collegare Molosiglio fino al parco, diciamo, in adiacenza dell'Immacolata della Vecchia.
E questa è una speranza che guarda veramente al futuro, per cui anche noi magari con le telecamere riusciremo a riprendere anche, non so, i prossimi passi di questi progetti, se si allungheranno verso dove dovrebbero andare, insomma. Beh, questo progetto intanto viene consegnato alla città, quindi dobbiamo aspettare quale sarà l'accoglienza. Io penso che sarà un oggetto per loro misterioso, che rivelerà un problema di Napoli, cioè un legame più stretto tra la città, un porto che è uno dei maggiori del Mediterraneo. È un porto che rimarrà attivo, non sarà delocalizzato. E quindi occorreva un progetto di qualità e occorreva anche dimostrare che il porto può convivere con la città. Si tratta di organizzare uno spazio sicuro, protetto, ma che sia fino in fondo uno spazio pubblico, ecco. Il waterfront come spazio pubblico. Si può fare ancora molto. Dopo 20 anni abbiamo fatto poco. Io penso che sia un poco molto significativo, che apre nuovi orizzonti per il fronte mare di Napoli. Quindi mi attendo che ci sia un'accelerazione, diciamo, nella riqualificazione della linea di waterfront. C'è molto da fare, le cose cambiano. Questo progetto, io penso, è un progetto flessibile, si adatta. E se fosse realizzato come è stato pensato, darebbe ancora oggi delle risposte. E abbiamo scoperto una risorsa importante per il waterfront, e molti di voi conosceranno gli ex magazzini generali. Qui vicino è un edificio che sta lì, non funziona più come magazzino, quindi potrebbe essere recuperato, anzi, nelle strategie urbanistiche il recupero è uno dei nodi centrali. Recuperare significa utilizzare delle risorse che già esistono. Noi abbiamo trovato anche il progetto originario di questo edificio ex magazzini generali. Con il sovrintendente di allora abbiamo proposto di duplicarlo, perché il progetto originario non era un edificio di 100 metri di lunghezza, ma di 200 metri di lunghezza. Ecco, io penso che questo vada recuperato, perché sarebbe un errore abbattere questo edificio dell'ingegner Canino, e sarebbe una risorsa straordinaria realizzare la trasformazione dell'edificio ex magazzini generali e farli diventare un edificio complesso come il Beaubourg di Parigi, perché ha la stessa dimensione. Ecco, qui ci sono molte cose da fare. Spero che Napoli scopra la potenza del waterfront e le tante opportunità che sono legate a questo spazio. Explora.com